E bonsoir, buonasera, buonasera. A come avete sentito, buonasera, Vaudec. Allora, si sta parlando tantissimo della di sfida di Barletta e della notte bianca. Ai campioni della tastiera, che non fanno nemmeno un cacchio che Barletta, perché quella è gente che non fa mai niente per Barletta. Anzi, gli piace solo criticare, gli piace solo criticare, gli piace essere al centro dell'attenzione, sulle spalle degli altri, parassite casate, perché quello che dico io, allora, neanche 15 giorni fa c'è stato il problema della di sfida dei Lini. Ah, avete criticato, mi criticato, è stato un premio ai suoi critici. Che la cittadinanza non è stata invitata. Adesfed si è fatta ed è stato una bellissima, un bellissimo evento. Tantissima gente ha partecipato, sia come figuranti, senza bigliana all'aereo, per l'orgoglio del mio paese, perché io lo faccio solo per il mio orgoglio del mio paese, da un paese mio è Barletta è Aveste, un paese mio. Allora, siamo più costruttivi nei discorsi, e non che facciamo i giusti sopra i tasti ta 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 e vanno a scunire rete list. Allora, ci sono stati i pro e i contro sia della disfida che della notte bianca, ma purtroppo, se dobbiamo essere sinceri, è stato più la torta è stata più positiva che negativa, secondo me. Il fatto della zona 167, quello è ora, sarà il mio primo obiettivo, sarà quello, ma non c'entra niente che ha sfida Barletta, cari amici miei, non c'entra proprio niente che ha sfida, c'è Barletta, io paese da sfida, la fe sempre, anche arrangina la mafia, e il successo che abbiamo avuto 2 giorni fa, perché sono scesi più di 150.000 persone a Barletta, paesi da limitrofe, perché non si buttava camminare, andò ci va a cibo, non si buttava camminare. Allora io voglio fare un plauso innanzitutto agli organizzatori della disfida di Barletta, che per quei soldi, con quei piccoli soldi, perché non sa se che fare la disfida di Barletta ci vuole 300 cacuzzi, non ci vuole 80.000 euro. Allora, poi il fatto degli spari, c'è stato il problema che è successo a Potenza, che alcuni morirono e hanno bloccato tutte cose, c'è altro problema, siamo stati sfortunati, però tutti i partecipanti, ripeto, i partecipanti hanno partecipato gratuitamente, invece di stare a fare la tastina di chiacchiere, veniva da e veniva da una mano, c'è Barletta, bisogna solamente parlare, sappiamo solo parlare. Allora, anche a me non è piaciuto tante cose che, però il lato positivo dobbiamo vedere delle cose, ma vediamo se un lato positivo, ma vediamo se un lato negativo. Questo è il discorso. Niente, per quanto riguarda la disfida del 2016, se ci sarà, di organizzarla almeno un mese prego, 3 mesi prego, ma organizzarla bene anche la notte bianca. La notte bianca, avete ragione che la notte bianca non è solamente là, la notte bianca aveva tutti i negozi aperti, aveva una festa, perché la gente scende, è inutile. Cioè, poi c'è da dire che quel giorno era anche la festa di San Riccardo ad Andria, e io ho visto un secchio d'Andra Sena a Barletta, nonostante che la festa era te. Allora, niente, volevo continuare. Pensavi così e dovrò bussare nei suoi occhi. Questo vicinare. Pensavi fosse il fiore che conoscevi già. Allora, volevo dirvi che per quanto riguarda la questione della notte bianca, notte bianca si può fare tenda da chi le cose, ma da chi le cose bellissime. Ma bellissima cosa! Attori per strada, quelli di strada che allietano la serata, non lo so, insultano Mauro cose, perché ha condannato tutta la fascia d'età, però la organizzè, ma c'è un comune in terra sud, c'è volei, voi non pensate che io sa un comune, io sono per le cose giuste, calmato.
paese. Allora, la mafia è i cos, o non la mafia è, facendo le stanze su, non vogliamo accontentarci. Allora, io quello che dico io, accontentiamoci, che accontentiamoci con un broc, che questa assieme. Mo lascio a voi le mie. Le mie fans, no fans, chi che non vedono loro che io parlava così, che è una mano caccia a disposizione. Da Barletta Veste, da Lourdes, che vi augura 3 cd di notte bianca e 3 cd di sfide. Ciao!